Goletta Verde, la memorabile campagna itinerante di Legambiente che ogni estate effettua il periplo d'Italia per sensibilizzare e diffondere informazione sullo stato di salute delle coste del mare italiano, alla sua decima tappa quest'anno arriva in Abruzzo. L'equipaggio, partito da Genova il 22 giugno, sarà impegnato per quasi due mesi nel tour dello stivale, comunicando puntualmente il risultato dei dati emersi dalle attività di monitoraggio che pone l'accento sull'inquinamento microbiologico. Le analisi sono realizzate grazie al lavoro dell'equipe di biologi di Legambiente che, passando al setaccio regione per regione le foci e i fiumi del nostro territorio, allertano la popolazione su rischi sanitari, sulla mancanza di adeguate strutture per la depurazione e sulla presenza di scarichi fognari abusivi. Oltre a questo, sono tante le tematiche dai risvolti ambientali che Goletta Verde affronterà nel territorio abruzzese, dalla tutela delle aree marine protette alla cementificazione del territorio alla presenza di rifiuti sul fondale marino. La tappa abruzzese, Vasto, Giulianova e Pescara dal 1 al 3 di agosto sarà dunque anche occasione per assegnare le vele, l'ambito riconoscimento che l'associazione ambientalista in collaborazione con Touring Club ogni anno aggiudica segnalando le migliori località di mare e di lago che si distinguono per tutela della natura, acqua pulita, ma anche eccellenze enogastronomiche, paesaggi mozzafiato e luoghi d'arte.